Santa Linclina diretta con Gerusalemme. Questa settimana torniamo a parlare di Gaza perché nonostante il conflitto sia cessato da quasi un mese e mezzo, la situazione della popolazione lontano dai riflettori internazionali resta tragica. Noi ce lo siamo fatto raccontare da chi nella Gaza del dopoguerra c'è stato, a partire da Don Mario Cornioli, sacerdote toscano in Terra Santa, che ha toccato con mano il paradosso della striscia dove dalle macerie germoglia la voglia di vivere, ma la comunità cristiana ci racconta è scoraggiata, molti vogliono andare via. Sentiamo. È paradossale quello che si trova nella striscia, perché da una parte c'è l'orrore di questa distruzione incredibile, proprio scenari apocalittici, macerie da tutte le parti, soprattutto in alcuni quartieri completamente rasi al suolo, e dall'altra c'è questa interessantissima voglia di capacità di resistere delle famiglie. Vedevamo spuntare bambini da tutte le parti quando siamo arrivati a visitare alcuni quartieri, famiglie che vivono dentro proprio le macerie. Questa è una cosa straordinaria, incredibile, forse è proprio la loro forza, questa resistenza nonostante tutto, nonostante la distruzione, nonostante quello che è successo. La capacità di resistere e continuare a vivere nonostante le guerre e la distruzione. È questa la grande lezione che Don Mario Cornioli, sacerdote toscano Fidei Donum in servizio al Patriarcato Latino di Gerusalemme, si è portato a casa a Betlemme dopo una giornata nella striscia di Gaza. Ad alcune settimane dall'ultima operazione militare israeliana che 50 giorni ha raso al suolo interi quartieri, Don Mario è riuscito ad entrare per celebrare la messa domenicale insieme alla piccola comunità cattolica di Gaza. Abbiamo avuto la gioia anche di celebrare un battesimo. Piccoletto Yanal, figlio di Amin e di Ketty, due ragazzi giovani della striscia. Ho trovato la comunità un po' scoraggiata perché l'ultima guerra è stata davvero pesante sotto tutti i punti di vista, sia fisico che psicologico, è stata dura da sopportare, e un po' di scoraggiamento. Le famiglie vorrebbero anche lasciare la striscia perché non vedono futuro. A dover affrontare le conseguenze della guerra, soprattutto a livello psicologico, sono in particolar modo i bambini. La scuola è riniziata, ma i traumi subiti incidono pesantemente sul comportamento e sulle reazioni dei più piccoli, come testimonia Suor Nabila Saleh, direttrice della scuola gestita dalle Suore del Rosario, l'unica congregazione interamente araba presente a Gaza. Tutti piangono, non vogliono lasciare le famiglie perché il tempo della guerra ha fatto come un legame forte ai padri, perché tutti hanno sperimentato di perdere la casa, di perdere una persona, di perdere amici. Ma la popolazione di Gaza non si arrende, anche se abbandonata a se stessa, si rimbocca le maniche per ricostruire ancora una volta le proprie case e la propria vita. È già partita un po' la ricostruzione, no? Quella occidentale che tante volte spesso, ecco, sono chiacchiere, ma già piano piano la gente si sta aiutando, hanno liberato le strade, quando siamo arrivati noi hanno fatto anche una grande festa portandoci in mezzo alle macerie, offrendoci quel nulla che avevano, quindi è stata anche una bella lezione. Don Mario, oltre al sostegno morale, ha portato con sé anche gli aiuti economici da parte dell'associazione Valtiberina Abibi, che continua a promuovere la sua raccolta fondi a sostegno della popolazione di Gaza. Siamo arrivati quasi a 36.000 euro di aiuti per la striscia per i nostri parrocchiani della parrocchia di Padre Giorgio e Padre Mario, quindi siamo contenti anche con il nostro piccolo impegno, il nostro piccolo sforzo di essere vicini a questa comunità che resiste anche per noi. Una popolazione scoraggiata è anche quella che ha trovato la giornalista Francesca Borri nella sua ultima missione come reporter a Gaza. Non è vero che la gente con Hamas ci racconta, sugli Stati Uniti commenta: con l'operazione in Iraq e in Siria hanno tutto l'interesse che Israele e Palestina restino tranquilli. Sentiamo. È il tempo della vita in mezzo alle macerie e anche se le ostilità non dovrebbero riprendere, il futuro della striscia è ancora tutto da vedere. È il bilancio della giornalista Francesca Borri a seguito della sua ultima esperienza a Gaza a poche settimane dalla fine dell'ultima operazione militare israeliana. Ciò che ha trovato è una popolazione sfinita dalla guerra che ha perso la fiducia nell'attuale gestione politica del conflitto.
La frustrazione e il risentimento dei palestinesi nei confronti di Hamas è esattamente il contrario di quello che leggiamo un po' sui giornali, e cioè che i palestinesi sarebbero tutti con Hamas e convinti di avere vinto in qualche modo, è esattamente il contrario. Il paradosso, secondo la Borri, è che la diffidenza tra le due parti, alimentata dal ciclico ritorno al conflitto, è nata con i primi tentativi di pace. Io credo che la diffidenza forte nei confronti di Israele e palestinesi sia cominciata dopo Oslo, quindi dopo gli accordi di pace, perché prima di Oslo, paradossalmente, Israele e Palestina erano un unico paese, non c'erano muri, non c'erano confini, e quindi i palestinesi lavoravano in genere, come sempre accade, con salari più bassi in Israele, gli israeliani andavano in Palestina perché tutto costa di meno. Adesso che c'è il muro, i palestinesi, gli unici israeliani che vedono sono i soldati che vengono a sparare o ad arrestare. Gli israeliani, di fatto, i palestinesi non li vedono più dietro il muro, e quindi in realtà è stata la pace a generare tra israeliani e palestinesi diffidenza, non la guerra. Il mantenimento dello status quo nella gestione del conflitto israelo-palestinese. Questa sarà, secondo la giornalista, la conseguenza dell'avanzata dell'ISIS nei vicini di Gaza, Siria ed Iraq e del conseguente intervento militare guidato dagli Stati Uniti. Gli Stati Uniti, e non solo, diciamo, gli occidentali e i paesi arabi che sono insieme agli occidentali, devono concentrarsi sulla Siria e sull'Iraq. Sarà molto complicato da un punto di vista militare, ancora più complicato da un punto di vista politico, e quindi gli Stati Uniti hanno interesse assoluto che Israele e Palestina rimangano tranquilli. Questo purtroppo gioca a favore degli israeliani che continuano a costruire insediamenti, ma gioca anche purtroppo a favore dei palestinesi, sia Hamas sia Fatah continuano a rinviare le elezioni dicendo appunto che le priorità sono altre, quindi di fatto a perderci sono israeliani e palestinesi. Classe 1980, con esperienze prima nei Balcani e poi in Israele e Palestina, Francesca Borri nel febbraio 2012 ha deciso di raccontare la guerra di Siria come reporter freelance. Nel luglio 2013 ha suscitato scalpore e polemiche un suo articolo per la Columbia Journalism Review, dal titolo «Il lavoro di una donna, la realtà distorta di una giornalista freelance in Siria», in cui raccontava in presa diretta la sua esperienza come reporter sulla linea del fronte di Aleppo. Io credo che in questo momento i giornalisti sono sotto attacco, però siamo sotto attacco sempre. Cioè, io penso che un giornalista, se è un buon giornalista, non è mai benvenuto. Io personalmente, se devo dire, la volta che ho avuto più paura, io sono stata l'ultimo anno l'unica giornalista straniera nella Siria dei ribelli, la volta che ho avuto più paura probabilmente quando ho raccontato l'Ilva di Taranto, perché ero certa di avere una querela da parte dei Rive, e a quel punto da freelance nessuno mi avrebbe pagato l'avvocato, quindi alla fine se sei un buon giornalista sei sempre in pericolo. Dopo 7 mesi, lo scorso 1 ottobre, il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha incontrato Barack Obama alla Casa Bianca. Il presidente americano ha sottolineato l'importanza di cambiare lo status quo a Gaza e trovare la strada per promuovere la pace con i palestinesi. Nelle stesse ore, tuttavia, a Tel Aviv veniva annunciata la costruzione di 2.600 nuove abitazioni a Gerusalemme Est, la maggior parte delle quali andranno ad ampliare il già esistente insediamento di Givat Hamatos. L'Unione Europea ha condannato la decisione di Israele, avvertendo che le proprie relazioni con lo Stato ebraico dipenderanno dal suo impegno per la pace. Questo è un nuovo passo molto dannoso che mina la prospettiva di una soluzione a due Stati, si legge nel comunicato diffuso da Bruxelles, e mette in dubbio l'impegno di Israele per una soluzione pacifica e negoziata con i palestinesi. Questo è tutto per questa edizione. Io vi do appuntamento alla prossima settimana con la Terra Santa, il Medio Oriente. Grazie per l'attenzione. Arrivederci.